Belen difende Cecilia, prime parole sulla storia con Ignazio Moser. Belen Rodriguez parla di Cecilia e Ignazio, la showgirl difende la storia d'amore nata al Grande Fratello VIP. Hanno parlato praticamente tutti, tranne lei. Fino ad oggi, Belen non aveva ancora rivelato il suo giudizio sulla storia d'amore nata tra Cecilia e Ignazio. Gran parte del pubblico del Grande Fratello VIP ha puntato il dito contro i due concorrenti del reality show. Oggi, finalmente, la sorella maggiore della Rodriguez ha rotto il silenzio e ha fatto capire da che parte sta. Mentre i genitori di Moser non sembrano essere felici di vedere quello che sta facendo suo figlio all'interno della casa più spiata d'Italia, lo stesso non vale per la famiglia argentina. Dopo le difese della mamma, l'ex fidanzata di Francesco Monte è stata difesa dalla sua dolce sorella. La showgirl ha le idee chiare sull'attuale situazione sentimentale della sua amata. Grande Fratello VIP, tutti contro Cecilia e Ignazio, la difesa di Belen Rodriguez. Di fronte all'ennesimo commento negativo verso Cecilia, Ignazio e la loro relazione, Belen ha rotto definitivamente il silenzio. La Rodriguez ha detto la sua senza giri di parole, nella speranza che si finisca di fare un processo social e non solo alla sua sorellina. I ladri si devono vergognare, chi incita all'odio, non chi ha dei sentimenti chiamati amore e. A quanto pare, perciò, l'Argentina sta dalla parte della sua amata e di Moser. Secondo la donna, i due sono sinceri e si stanno realmente innamorando. In ogni caso, alcune persone del pubblico non la pensando affatto allo stesso modo. Cecilia e Ignazio al Grande Fratello VIP, la famiglia Rodriguez difende la coppia. Oltre a Belen, anche la mamma delle due argentine ha deciso di difendere sua figlia, rivelando anche un particolare molto interessante della sua vita privata. Intanto, i telespettatori continuano a richiedere l'espulsione dei due per atti osceni in luogo pubblico. A questo punto, non ci resta che attendere ancora un po' e scoprire cosa accadrà nel corso della nuova puntata condotta da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini.